Marcello Fois, benvenuto al Premio Laurea Alpi 2012. Grazie, grazie per avermi invitato, è importante. Allora, lei ha conosciuto, si è avvicinato alla storia di Laurea scrivendo la bellissima sceneggiatura, molto bella, molto dura, del Più crudele dei giorni. Sì. Però la sua è una carriera di un intellettuale eclettico. No? Un po' dato alla televisione, alla letteratura. Come si è avvicinata alla storia di Laurea? Anche perché lei arrivava da tre edizioni di Distretto di Polizia, una scrittura molto diversa. Come si è incontrato questa storia? Come si è rapportato a questa storia? Intanto come cittadino, come spettatore di telegiornali, come lettore di quotidiani, come padre che ha due figli a cui deve spiegare delle cose strane che succedono nel nostro paese, magari deve anche provare come intellettuale di dimostrare che poi così strane non sono, sembrano strane ma poi di fatto non sono meno strane di quelle di quello che ci vogliono far credere, ecco. Quindi questi, per tutta questa serie di motivi, non ultimo il fatto che poi conoscevo molto bene il regista del film che proprio mi ha commissionato l'operazione. Ma lei la conosceva già prima la storia di Laurea o l'ha conosciuto proprio nel momento in cui ha dovuto scrivere? No, la conoscevo già prima, chiaramente poi prima di scriverla l'abbiamo approfondita. Io credo di aver letto migliaia di pagine di atti e visto ore e ore e ore di servizi fotografici e di servizi televisivi, interrogato centinaia di persone che l'avevano conosciuta, perché la mia idea era che in questo genere di storie sono talmente finite, la realtà è talmente terribile sotto certi aspetti che meno si inventa meglio è. Questo è stato il mio diktat. Sì. Poi dopo Il più crudele dei giorni è arrivato Certi bambini, certi anche bambini. Quello sulle strade di Napoli, sui problemi di Napoli. Possiamo dire che dopo Laurea si è aperto un filone per lei su questi fatti? Ma è possibile che io di fatto, come dire, mentre per la televisione mi ritengono più adatto alla lunga serialità, no? Forse proprio per l'atteggiamento da romanziere. Un romanziere ha proprio di suo l'atteggiamento di tenere a bada tantissime faccende tutte insieme. Ecco, per il cinema, secondo me, evidentemente mi sono fatto la fama di uomo che riesce a portare avanti faccende impegnative e impegnate. È felice di questo? Ma sì, abbastanza felice, intanto perché posso scegliere i progetti che mi piacciono e questa è una... è un privilegio che non hanno in molti. In secondo luogo perché devo dire onestamente che non mi vergogno nemmeno di mezza riga, né per il cinema né per la televisione. Questo è importante. Adesso arriviamo al teatro. Al teatro che mi piace molto. Lei ha scritto un testo sulla strage di Bologna. Sì. E ho letto che si è laureato a Bologna nel 1986. Sì. Eravamo vicini, ma si sentiva ancora l'eco di quello che era successo. C'è stato un momento, cioè, è questa vicinanza tra lei e Bologna e quel periodo che ha portato alla realizzazione di questo testo? Guarda, ti dico, quel testo è un testo sulla necessità, sul peso e sulla leggerezza della memoria. Certo che ricordare tutto è una maledizione. Anche scordare. Però scordare tutto è una maledizione doppia, io credo. Cioè, bisognerebbe avere una cultura civile tale da capire che cosa vale la pena di ricordare e che cosa invece è giusto dimenticare. Lei che ricordo ha di quel periodo di giovane laureato? Guarda, che io ero appena arrivato a Bologna quando è scoppiata la bomba nella stazione, e ero praticamente lì da quelle parti. Ti dico, io lì ho capito che per esempio esistono varie Italie, no? La reazione di Bologna è stata incredibile, stranissima, sorprendente e devo dirti assomiglia molto
alla reazione dell'Emilia al terremoto. Cioè io ho imparato a capire che la grammatica proprio di questa terra, che in fondo è mia di adozione ormai, o perlomeno ho abitato più tempo in Emilia che in Sardegna dove sono nato ormai, però ho capito che la grammatica di quel popolo è proprio straordinaria. Da questo punto. Come mai ci ha messo così tanto a scrivere questo testo? Era una cosa che covava oppure era quello arrivato il momento di raccontare? Perché io credo che perché un testo sia attuale deve essere paradossalmente distante. Cioè ci vuole un bisogno, secondo me c'è proprio una necessità di prendere le distanze, che significa anche capire fino a che punto un argomento è saliente. Alcuni argomenti che ci sembrano fondamentali nel giro di un mese sono secondari. Al contrario, altri argomenti che ci sembravano secondari, passare, vengono così, fuori. Vengono invece fuori e diventano salienti. Ecco, quello è arrivato il momento. Lì è arrivato il momento, la storia di Ilaria da questo punto di vista è importantissima, è emblematica, perché esiste una verità giudiziaria che si è presa troppo tempo ed esiste invece una verità, tra virgolette, letteraria che si è presa al contrario troppo poco tempo. A questo proposito, quest'anno il titolo del premio è proprio Ilaria perché. Lei ha detto: io ho letto tanto, ho ascoltato tanto, si è dato una risposta a questi perché? Ma il perché è semplicissimo. Questa è una nazione, mio padre diceva, della complicazione degli affari semplici. Cioè complicare gli affari semplici è un atto politico. Cioè far finta di non capire che meccanismo c'è dietro la strage di Bologna o l'aereo di Ustica o l'omicidio di Ilaria Alpi è un affare politico, è un atteggiamento politico. Cioè cambiare continuamente la procura, fare continuamente dei problemi inerenti alla giurisdizione. Tirare alle lunghe, rinviare e così via, da un punto di vista giudiziario, è un atto politico. Cioè bisogna proprio dirselo che l'atteggiamento che è stato usato nei confronti di queste cose è stato un atteggiamento sostanzialmente di cautela. Cautela perché si aveva paura che la verità fosse troppo semplice, e cioè una giornalista che quando fa il suo lavoro rischia la vita, semplicemente, come è successo ad Anna Politkovskaya, come è successo a Peppino Impastato. Non è la prima, non sarà l'ultima purtroppo, perché viviamo in un mondo che vuole solo verità omogeneizzate. Quindi, come dire, i ritardi della faccenda Ilaria Alpi sono una scelta politica precisa di questo paese.